Siamo in compagnia di Paolo Basilico, l'amministratore delegato e fondatore del gruppo Kairos, per parlare delle sfide economiche per questo 2017. Un 2017 partito all'insegna di Donald Trump, il 45esimo presidente eletto, è entrato in carica e adesso si attende che cosa farà. Dottor Basilico, buongiorno. Che cosa significa questa elezione? Cosa cambia per i mercati avere un simile personaggio alla Casa Bianca? Allora, io sono convinto che Trump arrivi in un momento storico in cui il mondo è già predisposto ad avere un tipo di presidente di politica economica come quella che Trump ha annunciato. Cioè Trump è un po' l'effetto, non è la causa di quello che sta avvenendo, perché c'erano stati già dei segnali prima di Trump e quindi a partire direi dall'estate del 2016 consapevolezza che le politiche monetarie attuate dalle banche centrali facessero fatica ad avere gli effetti voluti, no? Questo soprattutto in Europa e in Giappone, ma in generale anche negli Stati Uniti. Quindi il cambio di passo che avviene con Trump è un cambio di passo che secondo me è necessario ed è importante, perché dopo la crisi del 2008 e dopo una prima fase in cui le politiche monetarie sono sicuramente state importanti per salvare il mondo da una situazione tipo 29, occorreva ed occorre entrare in una fase nuova nella quale le politiche fiscali cosiddette, ovvero i governi, prendano un po' in mano la situazione e tornino ad investire in beni e servizi. Quindi a mio parere Trump, con tutti i sei ma che la persona, il personaggio possono suscitare, interpreta questo cambiamento di passo e questo affiancamento di politiche di tipo keynesiano alla politica monetaria, che secondo me sono ed è un fatto essenziale visto l'evoluzione storica che c'è stata appunto dopo la crisi del 2008. I mercati azionari statunitensi sono cresciuti moltissimo dall'8 novembre sulle prospettive di una politica fiscale più accomodante e ancora sulla deregolamentazione dell'industria bancaria, su massicci investimenti in infrastrutture. Sono saliti e hanno raggiunto nuovi record, però è mancato lo strappo finale, il Dow non si è portato sopra la soglia dei 20.000 punti e ancora siamo arrivati in una fase di fiacca nel 2017. Crede ancora che per i mercati azionari per il 2017 sarà un momento positivo, continueranno gli acquisti? La risposta secca è sì. Io credo che i mercati azionari in tutto il mondo vedranno un 2017 con il segno positivo, perché le politiche alle quali lei ha accennato di deregulation e di investimenti non potranno che avere effetti benefici in generale sui titoli quotati. È però anche vero, sottolineerei due aspetti. Il primo è che c'è stato un rally importante post elezione di Trump novembre del 2016 e questo rally adesso in qualche modo va assorbito, cioè non si può pensare che i mercati continuino a salire in una linea retta. C'è stato un primo riposizionamento degli investitori al quale inevitabilmente adesso segue una sorta di distribuzione di questo rialzo tra settori, aree geografiche e titoli. E quindi direi che questo è un primo aspetto importante. Poi certo c'è da considerare anche il fatto che il mondo adesso aspetta anche la fase, se vuole, di delivery, no? Cioè c'è un programma, ci sono delle iniziative sulla carta molto importanti, adesso però bisogna vedere quali e in che tempi queste politiche poi verranno attuate. Però in linea di principio io penso che questo mese di gestione, che è gennaio, sia da questo punto di vista un mese positivo. Mi sarei spaventato di più se avessimo visto un rally anche all'inizio anno, quindi sulla continuazione dello scorso anno, un rally di tipo un po' di pancia, no? Perché questo genere poi di movimenti rischiano sempre di provocare poi delle ricadute molto pesanti. Uno dei temi di cui più si è dibattuto al recente World Economic Forum di Davos è il rafforzamento del dollaro legato alle politiche protezionistiche di Donald Trump. Queste politiche, sommate anche al ciclo reflattivo della Fed, rischiano di surriscaldare il dollaro e paradossalmente rischiano di portare alla perdita di posti di lavoro che Donald Trump dice di voler difendere. Che cosa ne pensa?
Io credo che noi abbiamo davanti alcune asset class sulle quali non è difficile avere uno scenario. Parlo della parte delle azioni, dell'equity di cui abbiamo appena parlato, c'è anche la parte obbligazionaria che in qualche modo da adesso in avanti diventa più prevedibile, almeno come trend di lungo termine. La parte valutaria è senz'altro quella più incerta. È verissimo che un rafforzamento del dollaro provocherebbe un problema e provocherebbe forse, come dire, una crisi a quello che Trump cercherà di fare o quello che le politiche fiscali cercheranno di fare nei prossimi 12-24 mesi. È altrettanto vero che questo mi sembra sia perfettamente nelle corde e nella consapevolezza sia di Trump che del suo staff, perché le dichiarazioni che sono state fatte anche nelle ultime settimane vanno tutte nella direzione di contenere il rialzo del dollaro. Quindi non dimentichiamoci che al di là di Trump, il gabinetto e la squadra che Trump si è creato è fatta in gran parte da businessmen, quindi persone che conoscono perfettamente questi meccanismi di pesi e contrapesi a cui lei faceva riferimento. Io non credo che faranno l'errore di catapultare il dollaro sotto la parità o comunque ad una forza eccessiva che potrebbe certamente distruggere gran parte degli effetti positivi. Veniamo all'Europa. Il 2016 è stato un anno in cui la variabile geopolitica e il rischio politico ha pesato tantissimo sui mercati e il 2017 si annuncia egualmente sfidante. Ci sono le elezioni in Francia, in Germania, potenzialmente anche le elezioni in Italia. Come si inserisce questo in un quadro di investimenti? Quanto pesa per voi il rischio politico quest'anno? Ma guarda, io ho scritto di recente una lettera ai clienti dicendo che questo è un anno in cui bisogna mettere da parte un po' le paure. Lo dico perché da un lato noi abbiamo lasciato alle spalle un 2016 che è stato un 2016 molto importante in termini di scadenze elettorali / referendum e che ha visto oggettivamente delle sorprese e delle rivoluzioni accadere. Il 2017 secondo me sarà diverso da questo punto di vista, perché i paesi chiamati alle urne hanno una situazione economica e sociopolitica essenzialmente diversa da quelli che abbiamo visto nel 2016. La Francia è stato ed è un paese moderatamente a rischio, perché è un paese che sta un po' in mezzo tra una Germania roboante con numeri straordinari e l'Italia, il Portogallo, la Spagna e tutto il sud Europa che oggettivamente soffrono molto da un punto di vista economico e quindi hanno delle tensioni sociali e politiche molto forti. La Francia è un po' a metà, però ha un meccanismo elettorale col doppio turno che dovrebbe metterla al riparo da vittorie di tipo populistico alla Le Pen. La Germania secondo me ha una situazione di consenso da parte della Merkel, visto i dati e vista la situazione economica, che garantirà alla Merkel il quarto mandato. Quindi non credo, e non credo che in Italia si andrà a votare, oggettivamente non mi sembra che ci sia nessuno che voglia veramente andare a votare, e quindi andremo alle elezioni naturalmente nel 2018. Quindi abbiamo una finestra nel 2017 nella quale almeno per un po' potremo abbandonare le paure legate alle tensioni geopolitiche a cui lei faceva riferimento. Veniamo all'Italia. Il 2016 si è chiuso con un FTSE MIB in recupero che ha dimezzato le perdite da inizio anno portandole a un meno 10%, ma il 2017 non è stato in avvio altrettanto frizzante. La situazione di alcune società, non solo bancarie, anche quelle industriali, sta migliorando, eppure il FTSE MIB rimane 2000 punti sotto i valori che aveva tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Secondo lei come mai e potremo vedere una ripresa anche del nostro azionario? La bottom line è che noi siamo positivi sull'Italia e sul mercato azionario italiano 2017. Perché siamo positivi? Non perché l'Italia non ha tutta una serie di problemi che conosciamo, che sono strutturali e che si riproporranno più avanti. Speriamo che il governo vada avanti con le riforme che comunque inevitabilmente in questo paese occorre fare, in primis quelle che Matteo Renzi non ha completato, ovvero fisco e giustizia. Però al di là di questo, se guardiamo gli aspetti puramente finanziari, la performance negativa di cui lei accennava nel 2016
è stata in gran parte dovuta al referendum. Il referendum ha pesato un macigno sul mercato azionario italiano a partire dal gennaio dell'anno scorso, perché tutti i grandi investitori istituzionali si sono spaventati, ma non solo del referendum italiano, anche che quel referendum italiano potesse in qualche modo innestare una crisi dell'eurozona, non dell'euro. Quindi abbiamo visto praticamente vendite e la scomparsa dei portafogli internazionali dell'Italia, della presenza dell'Italia. Questo secondo me cambierà nel corso dei prossimi mesi, perché abbiamo messo da un lato, con il tassello delle banche, abbiamo finalmente risolto un problema che ci siamo trascinati in maniera colpevole e per certi aspetti anche incomprensibile per troppo tempo. Quindi portato a casa l'aumento di capitale Unicredit, che credo che verrà portato a casa senza problemi, il sistema bancario italiano non torna a essere un sistema bancario non così come dire, penalizzante, non così problematico come quello che abbiamo avuto. E questo è un cambiamento importantissimo, è stato quello che secondo me è mancato in Italia per far sì che la ripresa post 2008 fosse più robusta di quello che poi non abbiamo visto. Poi abbiamo un fatto un po' più tecnico: l'indice azionario italiano è fatto in gran parte da titoli di tipo finanziario, dal settore finanziario e dal settore energetico, che sono entrambi i due settori che sono collegati a questa famosa fase 2 di cui le accennavo, che Trump interpreta, quindi tassi in rialzo, inflazione in rialzo e ripresa dei conti economici di queste aziende. E poi c'è un terzo elemento, che è questa nuova legislazione che riguarda i piani di accumulo individuale, i PIR, di cui si parla ancora poco, ma che a mio parere può essere un tassello straordinariamente importante nel garantire che un certo tipo di risorse affluiscano sul mercato azionario italiano. Lei ha parlato anche di un ciclo di obbligazioni che si chiude dopo 30 anni, un ciclo di tassi in ribasso di oltre 30 anni che giunge alla fine. Può elaborare meglio questo concetto? Guardi, è qualcosa a cui si è accennato, si è pensato, si è detto spesso negli ultimi 2-3 anni e sempre a torto, perché si pensava che a un certo punto lo zero fosse l'incomprimibile e siamo addirittura andati in tassi negativi. Però quello che intendevo invece è collegato al ragionamento che le facevo prima, ovvero una volta che si è avuta la consapevolezza che la fase, diciamo, di interventi monetari anche molto aggressivi e i tassi negativi sono sicuramente stati un errore in Europa, in Giappone, un errore che peraltro l'America per esempio non ha fatto, perché si è visto che alcuni settori, poi sono i settori trainanti dell'impalcatura finanziaria mondiale, cioè il settore bancario e assicurativo, andavano in sofferenza con un modello di business che non riesce a stare in piedi con i tassi negativi. Quindi questo è stato un errore del quale ci eravamo già accorti prima. La fase 2 che accompagna l'arrivo di Trump è la fase nella quale i governi devono tornare a fare investimenti, devono deregolare, devono rimettere in moto un meccanismo che è sicuramente un meccanismo tra virgolette inflattivo, sicuramente un meccanismo diciamo inflazionistico, per quanto diciamo l'inflazione sarà lenta nel salire, però insomma si è cambiato, si è virata boa. Noi veniamo da 32 anni di mercato a rialzo, cioè di tassi in discesa nel settore obbligazionario. Io sono convinto che nell'estate del 2016 abbiamo visto i minimi dei tassi dell'inflazione, quindi sono convinto che con un processo lungo, che non sarà una linea retta, non avrà sicuramente avrà i suoi diciamo ogni tanto storni, ma sono convinto che l'estate del 2016 ha visto i minimi di un'epoca e che quindi un po' alla volta torneremo a vedere inflazione e tassi a rialzo e quindi la parte obbligazionaria in discesa. Parliamo anche del futuro della vostra società, del futuro di Kairos. La quotazione rimarrà un'opzione sul tavolo qualora ci fosse una situazione turbolenta sui mercati in questo 2017, un obiettivo che perseguirete quest'anno? La quotazione per noi è un mezzo, no? Noi non abbiamo mai, io non ho mai capito quelli che dicono che la quotazione, il nostro obiettivo è la quotazione, cioè la quotazione serve perché tu devi fare dei programmi, dei progetti attraverso i quali la quotazione che la quotazione ti può facilitare, no? Quindi è uno strumento come tanti altri strumenti di politica aziendale, quindi a noi serve,
se lei mi chiede se essere quotati o non quotati è una scelta importante per Carlo, la risposta sì, è una scelta importante perché secondo me con la quotazione noi riusciamo ad avere degli strumenti di lavoro, di attrazione di risorse, di una serie di motivi che rende Kairos più forte. Però è un mezzo, quindi lo faremo solo se ci saranno le condizioni di mercato adatte, guardando diciamo, con un occhio ovviamente l'azionista che metterà a disposizione i titoli, che quindi ha giustamente degli obiettivi di rendimento, ma anche i nostri clienti e gli investitori che compreranno il titolo Kairos, che devono avere ovviamente delle prospettive di guadagno. Quindi lo faremo solo se ci saranno le condizioni tali per cui questo potrà avvenire. Che cosa porta l'integrazione con Julius Baer per i vostri clienti? Quali sono i cambiamenti, le novità più importanti? Ma ovviamente tanto, perché Julius Baer è una piattaforma mondiale, una piattaforma internazionale con molte skills pronunciate soprattutto in alcune aree geografiche come l'Asia, dove Julius Baer è la banca svizzera più presente e dove noi ovviamente non abbiamo degli agganci diretti, quindi ci porta competenze che nel nostro mestiere sono sempre la cosa che fa la differenza, ma insomma questa è un'azienda che è sempre stata indipendente, ha continuato a esserlo anche post acquisizione della maggioranza da parte del gruppo e che continuerà ad essere così perché ogni azienda ha un suo DNA e il DNA di Kairos è un DNA molto forte, molto indipendente ed è quello per cui poi i clienti ci seguono. Voi avete mutuato a partire dalla fine degli anni 90 degli elementi di gestione che sono propri degli hedge fund e li avete inseriti per ampliare il vostro ventaglio di strumenti di gestione attiva. Adesso però l'industria del risparmio gestito sta andando in una direzione opposta. Negli ultimi 2 anni si è innamorata della cosiddetta gestione passiva, forse anche perché garantisce delle commissioni più basse. Voi come vivete questa fase appunto di innamoramento dei clienti nei confronti della gestione passiva e come rispondete a questo trend? Ah, è una bella domanda interessante, perché quello che lei a cui sta accennando è sicuramente vero. Cioè, però secondo me bisogna capire la genesi di questa cosa qui. Cioè, l'innamoramento nasce dal fatto che i rendimenti delle gestioni attive, in alcuni casi, fortunatamente non nel nostro, ma in alcuni casi, sono stati deludenti e sono stati deludenti rispetto alla maggioranza degli indici. Il motivo, secondo me, però, non è da ricercare in un trend strutturale di fondo, cioè i gestori attivi sono diventati tutti incapaci di fare delle performance migliori. E proprio nasce invece da quel mondo di cui parlavamo prima, in cui le banche centrali post 2008 hanno di fatto governato e possiamo anche dire manipolato i mercati, azzerandone la volatilità e mettendo diciamo, le principali asset class su dei binari rigidissimi nei quali siamo andati avanti per anni. Questo ha chiaramente impedito a chi fa la gestione attiva di poter produrre nessun tipo di valore aggiunto o comunque poco valore aggiunto rispetto alla famosa passività. La fase 2, che ho cercato di descrivere in breve, riporta al centro la politica, riporta al centro la differenziazione settoriale, riporta al centro diciamo una serie di interventi che faranno sì che è come quello che stiamo già vedendo post-Trump, che faranno sì che ci siano delle forti differenze di performance tra titoli, settori e aree geografiche. Quindi chi investe in modo passivo, secondo me, entra adesso in una fase in cui tornerà a vedere dei rendimenti più bassi rispetto a chi invece fa la gestione attiva. E quindi, secondo me, ripartiamo con un ciclo positivo per chi fa, tra virgolette, il nostro mestiere. Ciò non vuol dire che la parte tecnologica e la parte che stiamo vedendo come dire, influenza tanti settori di attività, influenza anche il nostro, quindi aspetti di tipo quantitativo e investimenti di natura sistemica sono sicuramente destinati ad aumentare. Paolo Basilico, grazie per questa intervista. Grazie a lei.